PL che è uno dei promotori del comitato promotore referendum, c'è la nostra amica Rita Bernardini del Partito Radicale, poi c'è il nostro amico Pio Marconi, ex docente di diritto, di sociologia del diritto, e il nostro anche compagno che è stato all'associazione nazionale, al CSM, il consigliere della magistratura, per cui appartiene di persone competenti, e abbiamo anche presente il nostro amico e compagno Valerio Spicarelli, che è presidente dell'Unione Camere Penali di Roma. Ovviamente Donato Pilotta, che già conoscete, questo parterre di amici, di persone competenti su questo tema. Noi abbiamo aderito come associazione, dico prima di dare la parola al senatore Compagna, a questi referendum, da un lato con una messa in tradizione di cultura garantista che ci ha sempre contraddistinto in quanto socialisti, e perché crediamo che l'emergenza giustizia è un'emergenza che rientra tra quelle emergenze per uscire dalla crisi economica. Può sembrare strano, uno dice cosa c'entra la giustizia con la crisi economica? La giustizia c'entra, perché è un sistema economico che non ha delle certezze del diritto, delle garanzie dei suoi tempi e delle responsabilità di chi decide, può realmente bloccare lo sviluppo del paese. Noi abbiamo assistito al caso dell'IVA, abbiamo assistito al caso di Terni, abbiamo assistito che durante Tangentopoli si voleva liquidare il gruppo comunitario, così per iniziare la magistratura. Cioè, abbiamo un'invasione di uno che non è un potere, perché la magistratura per il nostro ordine costituzionale non è un potere, ma è diciamo un servizio, una struttura, ma non viene il termine, è comunque di servizio alla collettività. Non è un potere costituito come può essere il potere legislativo e gli altri poteri dello Stato. Invece noi abbiamo questo debordare proprio da parte della magistratura repubblicana. È vero che probabilmente le mie condizioni in questo paese ce ne stanno, perché oramai qui si andava al calcio, allo spettacolo, agli affari internazionali e di tutto di più. Però al di là di questo credo che da noi oramai un cittadino non si sente garantito dal magistrato che si trova davanti. Noi siamo da sempre per la separazione delle carriere con tutti i paesi occidentali, per cui una cosa è la funzione giudicante, dall'altra la funzione della pubblica accusa e dall'altra la pubblica difesa. Questi due poteri ovviamente devono essere giudicati da un potere terzo, che è il giudice. Invece nel nostro paese oggi puoi iniziare un processo in cui c'è un avvocato, c'è un magistrato che pubblica accusa, quando vai ad altri in giudizio dopo trovare che è diventato il giudice che ti deve giudicare dopo che ti ha fatto l'accusa. Casi come questi sono capitati. E poi c'è un problema, c'è proprio un discorso della certezza del diritto. Io credo che ormai questo è un qualcosa che da noi non c'è più garanzia, che mette in difficoltà il cittadino nei confronti dello Stato, nel far valere. Già si parla molte volte che noi siamo sia dei sudditi nei confronti di uno Stato, perché noi dobbiamo sempre provare, e non è lo Stato che deve dire tu hai sbagliato e questa è la prova che hai sbagliato, no, sei tu che devi dimostrare se sei regolo o no, cioè proprio si è invertito l'onere della prova, e questo ovviamente crea ancora più difficoltà nei confronti dei cittadini nel far valere i propri diritti. Poi c'è io una cosa che dico non tanto per il processo pubblico di Berlusconi, ma c'è una cosa che a me ha lasciato perplesso, vedere che a una persona che ammazza tre persone con un piccone danno 6 anni e a Berlusconi per un reato, se c'è stato come loro dicono, danno 7 anni, vuol dire che non c'è più il valore della vita anche da parte di coloro che ma non è il problema di essere cioè il problema è di dare peso a determinati valori, cioè nel senso io credo che l'omicidio in assoluto è il reato più grave che la società deve comunque reprimere, no? Poi dopo io sono d'accordo con l'altro referendum in cui si dice che la nostra Costituzione non prevede la pena eterna, no? Per cui si dice che se tu vuoi condannare una al massimo della pena può essere 30 anni, non l'ergastolo a vita. Per cui perché la Costituzione non prevede la pena come elemento di rieducazione e di inserimento nella società. Per cui ha un senso questa, però
quando uno, come dice, i trent'anni te li dà chi ammazza, no a chi ha rubato. Secondo me, può darsi che mi sbaglierò, non sono un giurista, però credo che c'è differenza tra il valore di una società che considera la vita al primo posto e altri reati. Ovviamente oggi ci sono anche tanti altri reati che ieri non c'erano, che vengono avanti o che sono stati sanciti dalla legge, tipo lo stalking, tipo altri reati che forse prima avvenivano e non venivano detti per motivi morali, per motivi come dice, della paura della famiglia, della vergogna, che sono ad esempio tutta quella parte di reati che oggi nei giornali si legge, dalla violenza sulle donne alla pedofilia, allo stalking, cioè tutti i fenomeni che comunque creano dei problemi, a volte ammazzano l'anima, se così possiamo dire, alle persone, per cui che hanno un loro peso. Però anche questo vanno visti nell'arco di una magistratura in cui in questi anni sono avvenuti casi di gente che è stata prima condannata per pedofilia e poi dopo si è scoperto che non c'entrava niente. Sono capitati tanti errori giudiziari in tutti i campi e non pagano mai. Questo è inaccettabile. Questo è proprio inaccettabile perché chiunque di noi al proprio posto di lavoro, se sbaglia, ovviamente va da pagare. Per cui può essere una mancanza di avanzamento di carriera fino al massimo del licenziamento. Per cui non si capisce perché noi in Italia dobbiamo avere una magistratura che non è stata eletta da nessuno, che comanda e interviene sul potere politico, poi quando sbaglia, scusate, non è successo nulla per loro. Però abbiamo avuto, chiudo con questi esempi, una prima volta in Abruzzo c'era un consiglio regionale di centrodestra, è stato arrestato tutto e poi sono stati tutti scagionati ed è avvinto poi all'altra elezione il centrosinistra. Poi abbiamo avuto il caso Taglio del Turco, il quale pure lui è stato arrestato, si è dimesso e adesso sembra c'è un problema, non trova i soldi. Cioè come fai a dire uno è corrotto senza trovare i soldi? Cioè la prova provata è l'elemento, cioè secondo fai i processi perché Tizio mi ha detto una cosa, se poi io non ho il riscontro che quella cosa è realmente avvenuta. Cioè se manca la prova siamo tutti, come si dice, possibili ad essere arrestati. Questo è. Io credo l'importanza di questi referendum, darei una grande mano per quello che è la nostra possibilità. Abbiamo una rete, come dicevo prima, Arita, di amici, consiglieri comunali nelle province, ci attiveremo con loro anche a far accogliere le firme in provincia. Ecco, io adesso do la parola al senatore Compagna per... Grazie. Ma proviamo a riassumere i termini della vicenda. I termini della vicenda vedono un grande protagonista che in questa battaglia per la giustizia giusta, che è una battaglia che ha combattuto da sempre, ha trovato modo di offrire alla democrazia italiana l'ultimo appiglio per restare una democrazia. Mi riferisco a Marco Pannella, con il quale uno di noi ha avuto sentimenti, rapporti diversi nell'arco di tutto questo mezzo secolo ormai di vita democratica, anche più di mezzo secolo, ma non può non riconoscere la posizione socialista, penso a Pio Marconi, penso ai giovanissimi, giovani socialisti, Donato Pilota e Valerio Spigarelli. L'essere stato un punto di riferimento sempre alto e sempre disinteressato, anche in questa questione. Nella scorsa legislatura Marco Pannella si è aggrappato al tema della giustizia giusta in condizioni di assoluta solitudine. È andato a sfracellare ciò che forse si sarebbe rotto lo stesso, non necessariamente sfracellato, di rapporto fra radicali e democratici su questo tema.
Non è stato un danno, eh. Per noi. Se vogliamo essere più perfetti, il grande Bordini ci suggerisce il travagliato termine di PD meno L. Ma da questo punto di vista Marco Pannella ha sacrificato la presenza parlamentare dei radicali in questa legislatura, e non è poco, perché io so quanto Marco Pannella sia orgoglioso rispetto alla sua storia radicale, rispetto alla memoria di Mario Pannunzio, di Niccolò Carandini, di tanti altri carissimi amici e maestri, di aver portato alla metà degli anni 70 i radicali in Parlamento. Mi pare ce l'avesse fatta come comunità 2020 il professor Ferrarocchi negli anni 60, però quelli erano dei radicali troppo scalfarizzati dopo la vicenda drammatica della scissione radicale. Ecco, da questo punto di vista Pannella, nella nuova situazione politica che si è creata, la stagione del governo Letta Alfano, Pannella ha investito tutto se stesso con grande generosità e con grande entusiasmo. Poteva essere una stagione per fare un passo indietro di distacco, magari in malinconia, di guardare alla Farnesina di Emma Bonino e non impegnarsi più in prima persona. Invece ha preferito impegnarsi in primissimissima persona. Rita Bernardini ed io siamo reduci 3 domeniche fa, da una domenica andando in un caldo asfissiante, e infatti il solo Trebba è passato, senatore compagno, a mezzogiorno abbandonò la compagnia per una posizione orizzontale senza signore alcuna nell'aria condizionata. E invece Pannella mi pare che si sentì anche poco bene, perché il giorno dopo non venne alla cosa sul tutto, ripartì per Roma. Qual è il senso politico di questa battaglia referendaria? Aveva ragione chi, come Donato Rubilotta, diceva: berlusconismo e anti-berlusconismo non c'entrano niente, perché altrimenti un militante dell'anti-berlusconismo più esplicito, maestro del diritto come l'avvocato Spigarelli, che inventò l'attribuzione a Silvio Berlusconi del premio Togarò, non sarebbe con voi. Direi che è esattamente il contrario. O noi riusciamo a fermare questo derapace sulla giustizia invasiva, sulla giustizia giusta, tutto quello che tu hai richiamato prima, o altrimenti siamo destinati a una guerriglia civile tra berlusconismi e anti-berlusconismi, che è una cosa degradante per le democrazie. L'Egitto sta vicino, eh? È peggio dell'Egitto, cava a finire a travagismo, al femminismo, a Luca Contempo di Contenzione, non lo so. Ecco, come si esce da questa situazione? Questi quesiti offrono una via di uscita e sono nell'assoluta coerenza dell'identità di tutti voi, sia di parte liberale, sia di parte socialista, sia, come devo dire, referendisti del referendum come categoria del pensiero politico, Rita Bernardini, ma ci metto anche Giachetti, ci metto dall'altra parte i nostri, l'ingegnere, come si chiama, quello che è venuto con noi, quello che sono gli eletti.
Quagliariello, insomma, questo pensare in termini referendari alla battaglia politica, e quindi a servire le referendari, come sono io. Perché? Perché questi quesiti sono gli stessi che Pio Marconi ed io firmammo e sostenemmo quando si chiamavano Pacchetto Mattei, c'era in più l'energia. Vincemmo e, ahimè, straperdemmo in quella legge sulla responsabilità civile e senza nessuna cattiveria nei confronti di un amico, la legge del pentito fu una catastrofe. Rese l'istituto della responsabilità civile irraggiungibile e nello stesso tempo, penso di interpretare lo stato d'animo di Spigarelli, consegnò alla solidarietà l'istituto della responsabilità disciplinare caduto da allora in irrimediabile desuetudine. Cioè, tutti questi problemi, la distinzione tra chi accusa e chi giudica, la terzietà, liberare questi ministeri, soprattutto quelli di Via Regola, da queste toghe che fanno i direttori generali, i capi del Consiglio, sono tutti temi della nostra democrazia che precedono la questione Berlusconi. Anzi, io ho conosciuto per esempio Pio Marconi quando da ragazzi andavamo ai complessi di filosofia del diritto, c'era Sergio Cotta, c'era Giorgio De Buffa al seguito di Taello. Non ricordo se Pio fosse già socialista o manifestante della sinistra. Poi in qualche modo siamo approdati al baronato, alla cattedrina, e poi Pio Marconi si è trovato al Consiglio Superiore della Magistratura in rappresentanza socialista. Beh, peggio che le trincee di Gratta. Com'è che lui andava? Ma questo probabilmente è un puro. No. Io ti posso rispondere così. Perché lo hanno arrestato? Non lo so. E siccome sono rimasto in voglio che mi sia spiegato chi viene arrestato e non perché uno non viene arrestato. Però devo dirti, come senatore del Partito Liberale, che votò contro tutte le richieste delle elezioni, Pio Marconi, e parlò nella storia dei combattenti risorgimentali delle trincee più esposte, lo dico con un'idea che nasce dall'affetto, merita anche di noi. Ecco, io so benissimo che sia Rita, sia Spigarelli, sia Pio, sia Donato vi spiegheranno in concreto i sei quesiti. Poi se volete firmare gli altri, io ho firmato anche tutti gli altri dell'enfasi di quella mattinata di Cauto. Il Cauto era talmente forte, il bypass, che quella cosa sull'eutanasia mi sono distratto. Io... quella era una proposta di legge. Va bene, fatta bene, adesso l'abbiamo messo di scrivere. Noi siamo a pacchetto. Veniamo al significato politico. Perché? Immagino. Marco Pannella mi abbia voluto tra i garanti, in quanto senatore del PDL, che poi dal PDL sono stato eletto, ma col consenso, forse la complicità del PDL, sono andato in un altro gruppo, GALP, gruppo Bad Company, veniamo nominati, Bad Company del centrodestra. Perché la questione è questa. Sono 3 settimane, lo dicevo l'amico che mi intervistava prima, che attraverso il bottin delle 7.35 il centrodestra monopolizza i suoi 8-9 minuti con questa questione un po' fumosa e talvolta affumicata del ritorno a Forza Italia. Nella vita degli uomini, delle donne, o meno che in quella dei movimenti politici,
diritto assoluto al suo effetto. Quindi non c'è una, non c'è verità, non è assolutamente bisogno, perché come una bella donna che sfida la venire con graniti. E invece ho visto da vicino questa ragazza, la Santa Gemma passa proprio la manca, ma un po' mancata la manca. Allora, e come puoi fare? Lo sai che però, se questa questione del ritorno a Forza Italia ha diritto di cittadinanza nella città politica italiana, che significa ritorno a Forza Italia? Ritorno a Marco Pannella. Permesso che Rita Bernardini nel 94 era una bambina e forse non era ancora nata, ma in Forza Italia, partito liberale di massa, Marco Pannella ha creduto assai più intensamente e assai più appassionatamente di Silvio Berlusconi, che poi era cambiato, di Luigi Compagna, liberale, il quale dice, ma se sei partito liberale, il partito di massa, togli una presenza, non ci capisco più niente, e vale la famosa battuta di Benedetto Croce, che poco prima di morire, portato ad Avellino come presidente d'onore del Partito Liberale a fare un comizio in un bel teatro. Allora, nell'entusiasmo dei dirigenti locali, senatore Croce, anche i liberali devono diventare un partito di massa. E Croce disse: stiamoci attenti, che quando le masse sono masse veramente, sono masse di fedieri, i fedieri. Ecco. Questi referendum furono pensati in un momento nel quale l'Italia, mi correggerà se sbaglio, Schiaretti, riformava il proprio processo penale. Era il grande momento di Pisapia serio. Da allora la situazione è diventata drammatica. E che, come dissero alcuni lungimiranti, va benissimo questa riforma del processo, ma se noi vogliamo considerare l'accusa una parte, ci ritroviamo di fronte al problema della restituzione, ci ritroviamo di fronte alle ambiguità del lessico. Quindi, come vedete, la questione è antica. Il Berlusconi all'epoca, non ancora gravato della posizione di deputato in tanti processi, Berlusconi non aveva dubbi. Marco, io sono per te, io sono con te, va benissimo, noi togliamo le firme, facciamo così di referendari, poi a un certo punto Berlusconi si distrasse e disse, vabbè, ma queste cose io le faccio con legge ordinaria quando sarò alla guida di una maggioranza di governo. Ci è stato per molto tempo, quei quesiti referendari, ecco, ancora stanno davanti a noi in attesa delle nostre. Però per avere 500.000 firme c'è bisogno che il PDL, io non mi sto risparmiando, nel mio piccolo domani invece di andare a mare dai miei nipotini vado a Benevento con l'onorevole Turco, Ernesto Caccavazzo, una compagnia molto meno gradevole di quello di oggi pomeriggio. Però c'è bisogno di qualche cosa in più. C'è bisogno che questo movimento politico, non so come chiamarlo, PDL, Forza Italia, Inquisiti, Mascalzoni, metta a disposizione della raccolta delle firme la propria organizzazione e la propria talvolta non meno nobile disorganizzazione. E lo deve fare con tutto l'orgoglio di una risposta
non vissosa, ma orgogliosa al clima politico che viviamo. Viviamo un clima politico tremendo. Tu ti sei scandalizzato dei 7 anni, del processo Rubbi, tutte queste cose. Stai attento, che se vogliamo la sentenza della Corte Costituzionale, l'odiosa cupola, dicono da tempo non sospetto, della mafiosità particolare, è ancora più impressionante. Pio Marconi ed io conosciamo da una vita il professor Sabino Cassese, il suo senso delle opportunità, dell'opportunismo, ma anche la sua intelligenza. Ancora vive. Benissimo. Mai ci saremmo aspettati che dalla sua penna una cosa nella quale non voglio essere retorico, ma viene svenduto alla plebe il barone Charles Louis de Secondat, barone di Montesquieu. Scema. Cassese, guarda, Cassese voleva una banca ai termini di vita, poi ha avuto la Corte Costituzionale, la Napolitana, da lei non lo so, è abbastanza attaccato, tiene 80 anni, non credo che ci abbia ancora dell'età di conservatoria numismatica. No, credo che sia più grave, profonda e impressionante la ragione del suo ragionamento. Cioè oramai il giustizialismo, la giurisdizione ha conquistato il senso comune. Io ritengo molto probabile che Berlusconi avesse convocato quel consiglio dei ministri per ritardare un appuntamento processuale. Ma non posso accettare, appunto, in nome di Montesquieu, che allora questo diritto a convocare il Consiglio dei Ministri, a fissare l'ordine del giorno, vada a quel potere che per Montesquieu doveva essere nulla. Quindi ho l'impressione che se noi vogliamo rispondere a questa deriva, bisogna firmare questi referendum. Cosa che assolutamente non basta, non ci illudiamo. Lo scontro con la cupola partitocratica a 500.000 firme raccolte sarà rarissimo. C'è una riforma alla quale i radicali anni addietro avevano pensato, io ho copiato da loro un disegno di legge in Senato. A mio giudizio le firme possono anche diventare più di 500.000, ma è inammissibile che la Corte si pronunci dopo che la gente ha firmato, cioè che la Corte abbia il giudizio di stabilire quali i referendum si possono fare e quali no. Quindi da questo punto di vista è un appuntamento imprescindibile. Qualcuno diceva basta il governo Letta Alfano per uscire dal berlusconismo e dal berlusconismo. No. Vie separate. Si può credere nella stagione Letta Alfano, si può non credere nella stagione Letta Alfano, ma le ragioni per firmare questi 6 referendum, eventualmente anche altri, sono delle ragioni che rispetto alla storia politica italiana hanno un'attualità drammatica. Siamo già al 90° minuto della sconfitta della democrazia italiana sotto i colpi del più laico centrocampismo. Arrivare al più presto alle 500.000 firme raccolte rimette in gioco una speranza e un'attesa di garanzie della libertà. In questo senso, prodighiamoci, e do il microfono a Valerio.